italiano, com'è la ma non sappiamo da dove parte. Se io levo questo, diciamo che l'ho fregato. Non c'è più là, però non c'è più lato di niente così. Sì, mo dici a posto, ma sì, no, vabbè, così non c'è più lato del PC, che a noi ce ne potrebbe pure ma fregare. Ma perché da dove viene sta audio del PC? Cioè, sto suono da dove viene? Oh, la roba aperta è questa, mo io, a meno che non sono diventato... Ma voi che sentite? Che sentite, ragazzi? Cioè, la musica della canzone, la canzone, la intro del canale... Aspetta. No. Ultimo PC dell'anno, però quella è sta scheda? Ma perché c'è sta freccia qua? Mo se le hanno cambiato qualcosa a Chrome, vedi? Ok. Io non ho mai vista qua. Manco io. No, la prima volta capito. Praticamente ha aperto una scheda senza aprire una scheda, perché avendoci tutte le schede messe, come le vedete dalla minicam, una scheda bianca, la scheda... Ma ha aperto una scheda della scheda. Praticamente la scheda non si vedeva, era tipo un menu a tendina. Vabbè, raga. Meno male che era solo la intro e non... No, poi voi mentre lo dicevate, noi abbiamo cercato, però stavamo in due, no? Oh, ma le finestre aperte sono queste, cazzo, non ce ne sono altre. No, lei così, vabbè, comunque sì. Allora, ciao a tutti ragazzi, ben trovati dopo le feste, vabbè. Bentornati nella live di fine anno. Dove assemblerà? Non è vero. Manco per Kaiser. Manco se ti metti. Allora, 29 dicembre è l'ultima live dell'anno, la stiamo facendo ormai da un bel po' di tempo sulla doppia piattaforma, quindi comunque sia su YouTube sia su Twitch siamo live contemporaneamente. Auguri a tutti di buone feste fatte, come no, discorsi fine anno, adesso Fabio ce lo fa, mo ce lo fa, non vi preoccupate, e sei pronto per discorsi fine anno? Non l'avevo preparato. Vabbè, mo vai a braccio, te menti qualcosa. Eccolo Dominio che dice MD domina, non ci manca la cravatta, ciao Sanchio. Quindi mo arriva Giuseppe, la musica incasinata tipo sopra, sì è vero. Avete sul PC una scheda? Sì, però hanno creato, ovviamente con l'aggiornamento di Google Chrome, hanno creato un modo di raggruppare le schede. Per quello sì, perché lo facciamo sempre allo stesso modo. L'ultima volta che abbiamo streamato non è successo, quindi vabbè. Un termosifone non funziona, devo capire perché. SS termosifone. Aspetta, tu segui da Venezia. Sono a casa di mia nonna e fa un freddo cane. Un termosifone non funziona, ma gli altri termosifoni di casa funzionano? Aquila. C'hai una valvola termostatica sul termosifone? Prima domanda. Infatti, prima domanda è: gli altri termosifoni funzionano? Se gli altri termosifoni funzionano e quello non funziona, devi controllare se quello lì sia chiuso sia da sopra che da sotto. Magari c'ha l'acqua al sotto che è chiuso. Hai ragione, il prezzo non l'è stato detto. Questo PC costa, tolto vabbè l'antivirus e tolto Office che non c'entra niente, fai conto che costa 2700 euro. Quanto costa questo PC? 2680, dai. 2680 euro circa, fai 2650 e non ne parliamo più. Auguri ragazzi, avete mangiato come maiali? Grazie Irene. Stravaccari sul divano, gonfi, pantalone sbottonato, rivio colante di bava alla bocca e debito d'ossigeno agonizzanti. Più o meno hai descritto la scena del 90% degli italiani medi che hanno festato queste feste. Auguri. Ormai non è tanto la festa del Natale, la magia del Natale o quello che vuoi, è diventata praticamente sia la corsa a chi se ingozza. No, la config in sovraimpressione non c'è perché siamo arrivati un po' lunghi. Comunque sta scritta su YouTube. Minchia Pinuzzo! Stai per ragione di dominio, sono secondo in classifica. Grande Walter. Ciao Piero, perché la 799 XTX è una chiavica GPU solo sempre Nvidia, GPU e solo sempre AMD? Aspetta, non ho capito se è una domanda, un'affermazione. Perché la 799 è una chiavica GPU solo e sempre... Ah, forse rispondevi a qualcuno. Ah, ok. Sì, funzionano. Ha una valvola con indicatori da ghiaccio a 5 e sotto una manopola che si svita, okay. Ma poi ci sta l'ugello e forse... Quindi, allora sì, allora, di aprire se sotto. C'hai la valvola termostatica, assicurati che la valvola termostatica sia aperta. Su 5. Allora, il sopra stai a posto, poi... è il sotto. Quando tu sviti e serve una chiave particolare, in realtà è una brugola. Ok, prendi una brugola, trova una brugola o un cacciavite spaccato che infilandolo in questo buco esagonale. Metti una bacinella sotto perché esce una cifra d'acqua. No, quella tu la devi girare, non deve uscire. Quella se tu giri stai aprendo l'immissione di acqua da sotto. Perché comunque il termosifone c'ha una mandata e un ritorno. Se tu chiudi il sopra, chiudi uno.
se chiudi pure il sotto, è come se sei pronto per staccarlo. Sto termosifone, quando lo rimonti, no, devi, devi riaprirlo. Spurgare, no? No, spurgare c'ha l'altra valvolina a sinistra della manopola, ma qui non si tratta di spurgo. Perché c'era l'aria dentro? Ma l'aria dentro vuol dire se tocca il termosifone, almeno in basso, che da dove arriva l'acqua, deve comunque sia sentire caldo. Poi se il sopra, visto che comunque il calore spinge verso l'alto l'aria, per quello la valvolina sta posta in alto. Se infatti lo spurgo si fa con termosifoni accesi, già accesi, perché la pressione spinge l'aria verso l'alto. Se questo, se tu apri e esci direttamente l'acqua, non c'è pressione, ma se tu apri e ne esce in cazzo, né aria né niente, c'è chiuso l'acqua. Allora, grazie Walter, è tutto buono, è tutto ovviamente ben accetto. In realtà, vabbè, poi l'ho assaggiato, ma sono serviti per Natale i tuoi doni principalmente. Grazie ragazzi, esperti di idraulica. Per rispondere a Ciro, perché due SSD? In realtà perché no, ti direi. Cioè, molti, in realtà è una config di fascia medio, già media di oggi, non ha più un solo SSD, ma ne ha due. E tutti e due sono NVMe, di cui almeno uno è 4.0. Almeno uno è Gen 4, sì, ad oggi. Devi svitarlo leggermente, non è che ti toglie tutto, perché quello alla fine è una vite che sta, se la svidi tutta te se leva e poi è macello rimetterla, ti chiude l'acqua generale, perché se no te si allaga. Allentala leggermente e cominci a sentire se il termosifone comincia a fare quel gorgoglio di acqua che gli entra, quindi vai così. E prova. Allora, grazie in bravo a tutti i ragazzi di termoidraulica che si occupano di termoidraulica, che comunque si hanno loro messo le loro idee, quindi aiutano. Beh, sempre la c'è community. Tanta gente alla fine, tra 150 persone, almeno due idraulici ci stanno per forza. Un canale risolve problemi casalinghi? Guarda che ci pensa che tanta gente. Ma la domanda che vi facciamo noi è: perché ci fa le domande di qualsiasi cosa? Perché noi abbiamo. Perché pensano di stare aggiustato il computer, da aggiustare. No, perché noi abbiamo dimostrato nel corso degli anni che ci abbiamo le mani. No, che abbiamo fatto più e più cose, dai lavori di casa, dai lavori sulle auto, dai lavori comunque casalinghi, piccoli lavori di bricolage, che dice io chiedo a loro, magari sono esperti, come ci hanno avuto a che fare con questa cosa. Ma allora, soprattutto, dato il peso dei giochi sempre più alto riguardo gli SSD, ma voi non sentite l'esigenza di... Quando sono usciti quelli d'Antera, Dutera, sono diventati a prezzi abbordabili, ok, ma adesso, col peso dei giochi da adesso, tu non c'hai la sensazione che un pochettino servono dischi da 4 e da 8 tera e allora, si inizia a fare no. difficoltà? Io ancora no, sinceramente. Perché ci sono dei giochi che... Allora, i giochi pesano, però diciamo che con un disco da 1 tera solo sul disco C, non ci fai più niente. Cioè, ci puoi installare un paio di giochi, ma vai a rovinare la prestazione del PC, perché vai a saturare o riempire il disco C e quindi degrada la prestazione proprio della velocità di caricamento. Il disco secondario, per chi ha un secondo disco sarebbe da 500, uno spreco, Ciro, lui che ce l'ha, perché sì. O da 500 o da 1 tera, probabilmente già se uno si sa gestire gli bastano. Se devi fare anche archiviazione, storage di film, programmi, foto, filmini, poi dipende se ce lavori, se non ce lavori, quindi se fai rippaggio video, sta roba qua, insomma ti serve tanto spazio. Però normalmente ad oggi la sensazione è che il disco secondario è obbligatorio, ma deve essere tra 1 e 2 tera ancora, non c'ho la percezione 2-4. Dici che no, cioè tu un disco da 1 o da 2? Io personalmente... ciao ragazzi, stai dai capelli come Fabio. Va bene, sì, l'avevo fatto in passato. In realtà a 20 anni avevo i capelli rasati, quando c'avevo la moto, 22-23 anni. Nel suo vita devi cambiare giacca di pelle, eh? Ragazzi, domando una tosta a una 7900 XT, guasta, fuori garanzia, c'è qualcuno che si occupa di operare? Devi no. vedere, ci sono dei laboratori che sono molto attrezzati per la riparazione di schede elettroniche in genere. Riparano un po' di tutto e non è escluso che se il problema è semplice te lo riescono a risolvere. Non sarà così, perché nel 90% quando si rompe la scheda video ti si rompe proprio il chip grafico, quindi la devi buttare. Il costo maggiorato delle super che il fatto che tu mi dica che è una scheda AMD non mi dice nulla di nuovo. Ma questo lo aggiungo io. Senti, però io ti direi, no? Che vuoi? No, perché ci sono almeno... guarda, forse sto pensando all'evento sul case, te li metto io. Però ci sto ancora a pensare. Voi che dite? Ma quell'evento è un problema. È un problema, sì. Appunto, qui bisogna cominciarci a pensare. Non è che procrastinare all'infinito. Procrastinare all'infinito. Lui che corregge me, è incredibile. Procrastinare. Perché ultimamente a forza di parlare, secondo me ti stai erudendo. Erudicendo. Ma te che sarabbi dentro una grotta, stai regredendo? Sì. No, stavo dicendo, il problema di questo evento è che hanno luce solo da un lato, occhio e casca tutto. Quindi se quelle sì. laterali tu le metti in immissione, perdiamo l'effetto luce. Sì, caro. Quindi se tu quelle laterali le metti in immissione, sì. Però tu scusa, quelle, ma poi in realtà aspetta, perché questo non viene fullato completamente,
No? No, in realtà sì. Dovremmo. Non l'avevo considerata questa cosa. Ciao Goril! Sì, dobbiamo vedere come montarle in effetti allora. Perché queste ce l'ho aggiunte perché l'NV5 non ce l'ha. No, l'NV5 esce senza ventole, però in questo caso io sarei andato più sulle Arctic che su queste. Anche se hanno effetti diversi dal dissipatore, ma il dissipatore sta in top, le laterali sarebbero meglio lo Ma non Arctic. ci abbiamo le P12. Come P12 LED no. no? Come No, no, no. no? Ma cavolo, finite. Da boh. Ehi, sa Dio. Ma che sta dicendo? Ma che sta Dio, ho bevuto l'altro giorno. L'altro giorno quando? Niente, raga, non con ci abbiamo. questa ventola RGB sta diventando un problema. Allora, grande Bonnie, tanti auguri. Grande Lino Alberto, Albertino, Albertolino. Tanti auguri a tutti, ragazzi. Tanti auguri. Spero che avete fatto. Abbiate passiato delle buone feste. Avete mangiato il panettone. Vi siete sfondati. Siete stati bene in famiglia. Ciao ragazzi, ho una build con un 10.7K e una Z490. Ho provato a mettere due NVMe RAID 1, pensavo raddoppiassi. No, 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 no. Luca. Non a caso ti chiami Luca. Come chi? No, come i più grandi della storia. Allora, dicevo, quando RAID 1 è un RAID mirror. Quindi, in realtà non ti si raddoppia lo spazio. Uno è il principale e l'altro fa la si copia la stessa identica cosa che tu fai sull'unico disco che tu vedi. Quindi se tu hai due dischi da 1 TB, rimetti RAID 1, ne continui a vedere uno solo, ma l'altro si mette in linea e copia precisamente quello che tu fai sul disco principale. Questo si fa per preservare un'eventuale rottura di uno dei due dischi e quindi si salva tutto quello che c'è sopra, ok? La gestione del RAID ti avverte se c'è una rottura, un degrado da parte di uno dei due dischi, ti dà modo di switchare il disco rotto, mettere l'altro e lui si risinca tutto. Questo è il RAID 1 fatto con due dischi. Il RAID che lo Shobui si sgancia e questo no. Cioè questo va smontato. Il RAID 0, lo Stripe, cosa fa? Ti somma i due dischi. Te li somma, quindi 1 più 1 fa 2. Cosa fa? Ti splitta a metà i file. Ah, fa 2, non lo sapevo. No, 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 niente, non è una considerazione. Ti splitta a metà i file, cioè tu hai 50 mega da salvare, più o meno lui farà 25 e 25, non fa torto a nessuno, è come avere due figli, ok? Fai un po' e un po'. Questa cosa però cosa genera? Più velocità, ma sugli NVMe secondo me Windows non te la fa percepire come velocità acquisita, cosa che invece accadeva con i vecchi dischi SATA e quindi il RAID ti faceva notare una velocità, un boost, diciamo. Ma mette a rischio quello che c'hai sopra il disco, perché se ti si dovesse rompere uno dei tuoi dischi, un solo disco non è sufficiente per far sì che tu riesca a recuperare i file, perché la metà stanno sul disco e se sono persi, diciamo, se la splitta un po' così. Consiglio mio, non fare il RAID con dei dischi NVMe, a meno che tu non voglia fare un RAID 1, quindi giocarti dello spazio per avere della sicurezza, you know? Niente, dobbiamo mettere queste tre in missione per forza. Allora, ragazzi, vi facciamo vedere l'NVC Fantex NV5. Fantex NV5 case, appunto, che voi avete visto sempre lo Shobui. Questo, andiamo a vedere le differenze di questo case. Andiamo a vedere. Allora, ragazzi, questo case, vediamo le differenze con lo Shobui. Lo ricorda comunque sia molto perché è uno stile. Allora, qui bisogna togliere delle viti per levare il pannello frontale. Non ha già la stecchettina laterale, però bisogna levare le viti perché questo è a slide. Quindi lo togliamo. Lo togliamo. L'unico con Optane non è che sei rimasto, sei sempre stato l'unico con Optane. Cioè, diciamo tipo l'Obi-Wan Kenobi dell'Optane. Ancora esiste? Ma no, ma è mai esistito? Cioè, a un certo punto lo comincerò a darlo per forza dentro le scale madre perché tu li prendi. Lo togliamo il pannello che ha questi due ganci e si toglie il front. Allora, cos'ha? Ha
un VGA holder integrato che si può muovere, ok, a parte la striscia LED fighissima, che nel video, nel video fanno vedere che arriva fino a quassù, ma secondo me qua non ci arriva. Poi ha un filtro antipollina qui sotto, antipollina. Non se lo so ancora inventato il filtro antipollina. Eh no, è impossibile, infatti spara ancora cagate come... Poi la parte superiore, qui abbiamo pulsanti, i classici due tasti per gestire i LED. Vi ricordo che Fantex, una volta che voi collegate la presa ARGB sulla scheda madre, questi tasti si disabilitano, quindi voi premete, non funziona, rotto, no. Type-C, due USB 3.0 o 3.1, saranno arrivate, quelle frontali saranno 3.0 o 3.1, sono 3.2. 3.2. Allora, poi, esiste bianco nel V5? Sicuramente sì. Poi andiamo a vedere, parte posteriore, può ospitare solo una ventola da 12 nel back, buona la griglia, tutto aperto. Una griglietta unica, questa è una cosa particolare, questa è una peculiarità, una griglietta unica, è rivettato, non si può girare come nello showbui per mettere la scheda video in verticale, questo no. Alimentatore di sbiego, come vedete sta di traverso un po' così, perché la struttura dei piedi fanno sì che qui ha tutta la struttura per storto, quindi l'alimentatore sta un po' storto. Dietro c'ha un coprimagagne che si apre, dove ci si possono avvitare, quanto si crede di essere professionale. Sì, sì, professionalissimo, dove si possono avvitare dei dischi da 2,5 pollici o 3,5 pollici. Qui abbiamo le viti, qui abbiamo degli holder per i cavi, quindi 12 volt. La parte questa della ventola è fissa, è rivettata, qui abbiamo tutti dei cavi come Fantex ci insegna. Possiamo rimuovere questa struttura con questa vite, possiamo rimuovere questa placca allo scopo di? Non lo so, si può aprire questa placca qua, credo. E una volta l'ho aperta, quali sono? Non lo so, non te lo dico se serve effettivamente a quello. Eh sì, serve proprio a quello. Stavo per convincermi per l'acquisto, ma poi ho visto l'alimentatore storto. No, e che gli fa l'alimentatore storto? Non so perché fanno sta cosa che si può togliere questa cosa qua, però vabbè. Ma perché hanno creato quello spazio sotto? Ah, cioè là sotto che c'è? L'alimentatore. Ma sotto qua a che serve? Niente, per farlo storto, perché l'NV7 è fatto così, però l'NV7 il sotto, il portaventolo lo può mettere o storto o dritto, in base a come lo giri. Qui l'hanno a ricalcare un po' la sagoma. Ciao Paviglione, ciao. E quindi insomma, eccolo qua. È la prima volta che lo montiamo, eh. La prima volta che lo montiamo, tu le ventole le devi mettere dietro normale, e quelle là in immissione per forza, l'aria ha da entrare. E l'aria lì ha da entrare per forza, sì. È peccato se vedrà il LED solo dall'altro lato. Lo so, vabbè. Le ventole sono nere. Sì, sì, no, beh, ci sta, si vede uguale la luce, non è un problema. Dai, te lo preparo intanto che... Il Fantex Ento! Vuoi la scheda madre? Lo vuoi avvitare tu questo? Le ventole le metto io. Ma sei matto? Oh, sono quattro ventole, le so mettere. Ma l'hai messa la cremina sulle mani? No, guarda, mi sto iniziando effettivamente un po' a screpolare. Vedi che il colore qua è diverso, guarda qua. Lì c'è di mettere grasso de foca. Ma è quella che ti mette te. Ma sto fresco, se voleva. Ah, eccolo qua. Dai, levamo pure questo che. Ma poi. Ah, c'è un gommino per un passaggio dei cavi. Ci posso spolverare la cam con questo, guarda. O ci posso pure accarezzare Fabio con questo, guarda. Non mi tocca. È morbido. Lo sbirulicchio. Allora, fammi a cambio, dammi quello, prendi questa, faccio io la parte quella pallosa, ma dove non posso fare danni. Ah, vedi, bravo, quello che conosci i tuoi limiti. Qua posso fare danni, quello è ferro, anche nobby. Quello è ferro e quindi il problema non si può. Allora, questa è la 0790 Gaming Plus Wi-Fi, scheda che rapporto qualità prezzo la stiamo vendendo manco i mandarini di sto periodo, cioè una cosa pazzesca, se vende solo sta scheda veramente. Sulla quale va bene per tutto. No, è vero, funziona bene, va bene per tutto, c'ha 4 shield, cioè c'ha 4 NVMe.
quindi si possono utilizzare comodamente, è bella esteticamente, insomma non gli manca niente. Type-C, USB, doppia USB 3.0, io la chiamo 3.0 per farvi capire la presa, una e una qui sotto, ce n'ha due, quindi devo dire che sta messa bene. Addirittura bravo, ancora... comunque Worla Mario, che è tra l'altro il primo messaggio che manda, ha detto: nota intelligente, è un cantiere per i vecchietti 2.0. Praticamente è pieno di gente che sanno loro meglio di te come si fa e si fermano lì a guardare e dicono la loro. Esatto, è un po' la stessa cosa quando senza poter intervenire. Però ti dico un parallelismo strano: è un po' la stessa cosa guardare una partita di calcio. Sono tutti allenatori, tutti. Sì, ma dove fa entrare coso? Pure tutti i calciatori, A Lukaku lo toglie prima. Tutti così un pochettino, sì, perché voglio partare intera. Allora, prendiamo i dischi. Grande Spizzo, grazie mille per l'abbonamento. Ciao Spizzetto, tanti auguri. Allora, sbirulicchino. Il mini DisplayPort dov'è? Non c'è il mini DisplayPort, Ciro. I dischi, guarda che dischi. Cioè, una volta uno dice i dischi, guarda mo che ci abbiamo in mano. Niente cavi. Guarda la tecnologia. Voi basta, vi faccio fare un flashback, un plot twist particolare. Immaginate quando in mano avevate il vostro lettore CD, oppure con il CD masterizzato con i vostri primi MP3, perché era il lettore CD che leggeva i vostri MP3, illegalissimo. 700 megabyte di pura musica, dove ci andavano 50-60 tracce invece che le 18 in WAV. Guarda adesso cosa abbiamo in mano. Adesso stiamo maneggiando la bellezza di 3 tera, 3000 gigabyte di roba. Ha una velocità media di spostamento di 7000 mega al secondo. Sì, media 5000 facciamo, ma comunque sia, ragazzi, 7000 mega al secondo. Guarda qui che c'è, 7000 mega al secondo, cioè incredibile sta cosa. Cioè la tecnologia, La tecnologia. Allora, andiamo a smontare. Mamma mia, vedere se fosse la tua macchinina, la famosa macchina a metano di doppia fila. Oh, vedi Luke Nuke, quanto tempo non ti vedo. Ma come andiamo? Ma come vanno le corse? Come vanno i simulatori? Come andiamo, andiamo a mettere qui il disco da un tera qua, leviamo la pellicola, per quelli che poi mi dicono ma è tutta la pellicola, leviamo la pellicola. Non sono diventati meno capienti in realtà, sono proibitivi come prezzo perché è il prezzo di una tecnologia nuova. Cioè certo, arrivati a un certo livello ancora non ci sono arrivati. Anzi no, questo invece li metto qua, lo metto giù sotto. Belli, grande Rombone, me ne vado al lavoro, buon lavoro e buon anno a te e la mugliera. Mi avvicino a campare le ventole che non sono collegate alla scheda madre e girano sempre al massimo. Queste lo fa... come collega alla scheda madre? La scheda madre deve avere almeno una presa system fan, se è una scheda madre diciamo entry level, e se così fosse puoi prendere uno sdoppiatore 4 pin, collegarle tutte a questo sdoppiatore e metterle sull'unica presa system fan, e la system fan almeno la puoi gestire dal BIOS. Se così non fosse puoi ovviare prendendo dei down voltimetri, cioè una cosa che si frappone tra l'alimentatore che dà l'alimentazione alle ventole e le ventole stesse, gli smorza la tensione mettendo delle resistenze e quindi fa girare la ventola più piano. Però a quel punto ti consiglio, se devi arrivare a fare sto lavoro, fai prima a cambiare le ventole. E... queste come le vuoi, appiccicate o equidistanti? No, equidistanti, fai un lavoro di fino per favore, perché non voglio vedere pecionate, quindi controlla subito se devi partire dal più su o dal più giù, insomma. Tanto l'ho appoggiato. Ma insomma, questa scheda video che DisplayPort ha? Questa scheda video ha 3 DisplayPort e un HDMI, cosa che dalla serie 3000 hanno abbandonato la mini DisplayPort. Non si usa. Manca la Type-C, quella utilizzata come DisplayPort, si usa. Conoscita video. Quella però era comoda perché era una Type-C in più. Lo so, l'hanno tolta però, cioè, e niente, non possiamo fare niente. Le schede video, pure la 4090, poi ci sono alcuni modelli di schede che hanno 2 DisplayPort o 3 DisplayPort e 2 HDMI, ma la maggior parte comunque ha 3 display e un HDMI. Riguardo un problema al PC, dimmi tutto Luke, dimmi tutto.
lo prende col metro oppure però sono troppo distanti. No, devi scendere un po' qua, devi salire un po' qua. Cerca di centrarti. Ma a questo punto mettiamolo attaccato. È attaccato e poi rimane spazio sopra e sotto. Fai una cosa non proprio attaccatissima. Una cosa. Tanto già uso che andrà bene. Già uso. Mettiamo il processore. DisplayPort e due, sì, poi dipendono loro come io preferisco tre DisplayPort e un HDMI sinceramente, perché il DisplayPort lo posso downgradare ad HDMI se mi serve, ma ad oggi che mi serve? Ci ho attaccato la televisione, giusto quello ci posso mettere sull'HDMI o un terzo monitor, perché il resto ormai sono tutti la DisplayPort. Il DisplayPort è superiore all'HDMI in volo. Walter, perché stai in chiesa? E l'ha detto prima, sta in funerale. Ah, allora che scrivi con tutta questa enfasi? Un po' pure, pure la critica si è beccata. Un po' di serietà. Ah, ho capito. Ah, oh, io mi seguo dalla chiesa. Che in pratica, mentre sono in Windows, ogni tanto il PC inizia a scattare per 2-3 secondi e qualche volta si riavvia. Dopo ciò tutto torna normale. In gioco non ho il minimo problema. Hai provato già a formattare il PC per escludere che ci sia qualche cosa che ti parte in background e quindi per un attimo sfarfalla e poi si riprende. Formattare, non ripristinare al punto precedente, o non neanche aggiornare 10 a 11, non ci provare proprio, o non riscrivere i file mantenendo i miei vecchi documenti, i miei vecchi file. Peggio ancora, peggio, mamma mi sento. Formattare vuol dire sbracare, erase, tabula rasa, zero, piallare, distruggere. Ma l'ho risposto prima, Walter, mo manco ci sente più. Vabbè, perché è stato utilizzato a Natale, era tutto ottimo, grazie. No, no Ciccio, ventole non è possibile ordinarle, calcola, noi qualsiasi tipo di ventola prendiamo dobbiamo prenderla a cartoni. Cioè scusa, tu hai, Luke, hai formattato, hai cambiato nell'ordine alimentatore, i cavi, scheda madre, scheda video, e tu lo continui a fare? È il processore. Cioè penso che a sto punto lo sapeva pure lui. Invece l'ha arrivato pure lui con la sola conferma, nel senso quando scatta potrebbe riprendere al processore perché si è cambiato tutto. Pensi quest'altro, Alessio dice a pecorari, mamma mia, disse colui che abitava in centro una volta. Sì, il centro. Da quando ho cambiato schermare però il problema sembra essere migliorato, ma potrebbe essere un problema però legato al processore a sto punto, perché se è hardware il processore ti potrebbe dare quella sensazione di scatticchio. Sensazione di scatticchio. Sì, te lo dà, una sensazione di scatticchio. Ma che cazzo ha una definizione? Sensazione di scatticchio. È proprio una definizione. Tu immagina, vai dal medico, salve, come sta? No, una sensazione di scatticchio. Secondo lei cosa potrebbe essere? Sdraghi sul lettino. Che questo lo sarebbe. Stai qui dentro del Stefano, è vero. Non è vero, non stai più dentro di me. Sta più dentro? No. Allora che cazzo? No. In realtà se poi vogliamo dirla tutta, mi sa che sta più fuori. Ai 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 ai, parte la diatriba. Ma questa sta più dentro di me. Ma in realtà no, ha scritto. Stiamo sullo stesso asse. Sì, più o meno sì, perché il mondo è tondo, non è piatto. Ora ricominciamo. No, perché l'accordo fa sta curva. L'accordo fa sta curva. Se lui sta qua, eh no, ma qua. Quello sarebbe vero se il mondo fosse sferico. Invece non lo è. Tu non lo è, sai che è piatto. È piatto. È piatto. Perché si mettessi sta grazie cosa. Grazie, Costa. Vedi, è in linea. È piatto, vedi? È in linea. No, perché questo. Vabbè, dai, vuoi poi tu spiego. Volevo vedere qualche documentario di questi. Quando non c'è un cazzo da fare, mi devo sentire. Quando ci quando, senti, vorrei c'è un po' di cagate. Tu quando vai in America, la cosa figa, devi assaporare l'effetto Pac-Man. È arrivare alla fine del mondo e sbucare dall'altra parte. E loro. C'era provato qualcuno di loro a fare sta cosa? No, perché poi c'è il mare tipo infinito. Loro dicono che ci sono dei bordi di ghiaccio tutto intorno a noi e ci sono dei guardiani che ci difendono dai giganti. Ma qualcuno di loro l'ha visto questi bordi no, di ghiaccio? Hanno visto il Trono delle Spade. Jon Snow che ci protegge. Non vi vedo ma vi sento. E a me mi pare il contrario. Sta build costa 2006. Ciao Danny TV. Miglior scheda video per il Full HD e poi per farsi un nuovo PC, meglio aspettare che escono nuove CPU, GPU oppure no? Allora, per aspettare nuove CPU, GPU, in realtà ti devi aspettare. Tanto esce una un CPU, anno. GPU all'anno, quindi. Devi aspettare un anno intero perché si parla di autunno prossimo.
La migliore scheda video del Full HD secondo me è una 40 ad oggi, una 4060, 4060 Ti. Grazie, 4060 Ti secondo me, da associare con un i5 che può essere un 13.6, un 14.6 sarebbe l'ideale, perché saresti veramente da Dio. Potresti farlo con DDR4 32 giga o DDR5 32 giga in base al tuo budget. Per il resto, cioè, secondo me sarebbe un'ottima configurazione. Per giocare in Full HD servirebbe, basterebbe molto, ma molto meno. Ma acquistato oggi prenderesti questo e staresti benissimo. Ma non montate il contact frame? Ma allora, il contact frame qui in realtà è un accessorio che viene venduto a parte. L'abbiamo presi un po' in negozio, però non è che sono andati tantissimo, perché non tutti poi gli interessa la perfezione. E quindi alla fine la maggior parte dei PC li monti in questa maniera. Quindi quello dipende se ci viene richiesto o quando ci portano il PC, se ce lo portano, se ce lo fanno avere. Ma adesso non ce l'abbiamo in negozio comunque. C'è gente nemmeno sa cosa sono i contact frame, appunto. Ogni tanto debughi di linea, abbiate pazienza. Ma cioè in testa o di linea in testa? Ma su questo si è versata? Sì, credo di sì. Credo di sì, perché ha il suo controller, quindi sì, sì, serve. Allora, questo sta fa tutto un lavoro di fino, qua sta no, attaccare roba. Guarda. Punto esclamativo dovere. Fammi vedere queste ventole. Oddio, ha messo le ventole. Sono equidistanti, puoi anche misurarle, guarda. Le posso misurare? No. Dai, misurale. Troia. Mo. Ma c'è che margine d'errore c'è? No, è la Madosca, mica parmo, dai, su. Che ne so? Fai col metro. Mo prendo questo, guarda. La fettuccia. Oh, comunque è brutto non fidarsi, eh. Ma che sei rimasto scottato nella vita che non te fidi più di nessuno? Esatto. Allora, ci abbiamo c'è sta proprio un detto: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Allora, sì, dai, qui ci abbiamo. Fai vedere che ho sbagliato di 0,2 mm. Facciamo 0,9. Andiamo sotto invece, dove possiamo ammirare che abbiamo un 1.1. Beh, direi che la centrale dovrebbe scendere di un millimetro, se proprio sono equidistanti. No, parole tue, equidistanti. Equidistala, eh? Dai, vabbè. No, guarda, le lascio così perché lascio che ci sia il tuo tocco artigianale. Grazie. No, per dare questa cosa di... O forse perché era 0,9 a tutte e due le parti. No, era 1 e 2 sotto, hanno visto pure loro, testimoni, eh. A livello di solidità e materiali, meglio questo o l'Hitech? Ma ti posso dire che... Cazzo, sto più fuori io, il puntino rosso è casa di Stefano. Ci è rimasto male. Ha tirato la linea dritta. Forse va bene, tanto sì, tanto se niente. Ha tirato la linea dritta per dire, cazzo, sto più fuori io. Ma poi questo fuori, se il mondo ma fosse fuori, piatto, ma più fuori lui rispetto a dove? Raccolgo, no, sta lui, qua. No, lui dice il centro di Roma sta qua, no? Ah. Lui dice io da casa De Stefano tiro una linea. Ma tu dovresti fare tipo con le cordicelle, tac tac, è uno spicchio, quindi potrebbe essere che la distanza si avvicina. Non è che, io non è che sto in linea d'aria con l'orizzonte, sì, certo. Capisci? Cioè, dici te sei l'equatore, il resto è... Sarebbe da vedere questa cosa. Dai, lo possiamo vedere. Allora, Google la distanza linea d'aria, metti i tuoi indirizzi. Linea d'aria no, perché sennò io dovresti di viaggio con un jetpack, cioè come tira dritto. Metti i tuoi indirizzi a lei e poi metti cosa, no? Misuri la distanza da Piazza Venezia, dove cazzo le pare a te. Allora, comunque a livello di solidità di materiali mi sembrano molto simili, ti posso dire, lo Shobui con questo... Quindi mi stai dicendo che questo Fantex è un Hitech o che quell'Hitech è un Fantex? No, probabilmente l'Hitech è un Fantex e qui lasciamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Fantex innova naturalmente. Puoi misurare la distanza linea? Vedi che il capitano c'ha sempre il suo perché. Mamma mia, capitano è tornato in auge.
Sai che era tutta questa importanza, che io non ho mai data, è sempre stato al posto suo. Vedi, mo invece lui, non pensiamo che c'ha il guizzo. Mo li mettiamo subito al posto suo, diamo quattro scappellotti, vedi come mo li mettiamo al posto suo. Attendo il ritiro della vecchiaia da parte di Inter. Ancora aspetta che mi risponi su TikTok, capitano, eh? Perché ti sei rotta la CPU, Rulez? Senti, ma questo qua tu lo metti così, in questo modo? Sì, sì. Quindi Rulez dicendo sto attendendo il ritiro di DHL da parte di Intel, cambierò la CPU, vuol dire che tu hai riscontrato un difetto sulla tua CPU. E io ti dico che al 99% quando l'andrai a sostituire vedrai che il difetto ti permane. No, voraccio, perché? Vabbè, c'è sta CPU Intel, io ho fatto tipo 3 resi in 10 anni a Intel, può succedere. Sì, sì. Ciao Alberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ma dicono che il counter frame serve per abbassare le temperature del processore dovuto al fatto che il frame di Intel si imbarca non permettendo il contatto perfetto ed uniforme con il dissipatore. Dicono, però ci sono pure un sacco di prove che dicono che ne è vero. Però... Allora, in realtà, dato fatto, dato certo, è che sicuramente migliora le performance di dissipazione. Certo, non è una cosa così, si grida proprio al miracolo, al terzo segreto dei Fatima. Però comunque sia dà una mano. Il fatto che dia una mano non vuol dire che noi per obbligo dobbiamo andare a montarlo su tutti, perché vorrebbe uno decretare un fallimento da parte di questo frame da parte di Intel, e non è assolutamente così, perché sennò ci sarebbe un richiamo ufficiale e i frame ci darebbero gratuitamente. Due, il contact frame costa circa 12-15 euro al cliente. Raga, 12-15 euro non so. Pure a noi. A noi pure, certo. Non so pochi, cioè, ti dico, oh, monta il conto a frame, che mi ora di quanto è? 3-7 gradi. Boh, sti cazzi, ce lo metti. 7 gradi non ci arriverà mai. No, dipende, però dipende da un sacco di cose, quindi sì, è una cosa opzionale, ma è come dire, nella macchina ci metto la 180, ma dove vai? Al lavoro. Vabbè, sicuramente allora, migliorerai la qualità. Allora, quando fai il rimborso chilometrico, me devi calcolare la 180. Sì, capito. No, è un'ottimizzazione, e sicuramente un'ottimizzazione valida, però è un'ottimizzazione, non è la risoluzione del problema. Pure di più di 7 gradi, dipende da un sacco di fattori. C'è pure chi dice 3 gradi è di tanto. Sì, no, ma dipende da un sacco di fattori. 1. L'airflow del case. 2. La posizione del case all'interno della stanza. 3. La stanza in essere, quanto è grande e quanto si riscalda. 4. Il processore. 5. La manutenzione e la corretta pulizia delle ventole nel corso dei mesi, perché poi alla fine facciamo i fighi a mettere il contact frame, poi puliamo il PC dopo un anno e mezzo, e quello che sta senza contact frame che lo pulisce una volta a settimana, c'è il PC che di temperature va meglio di quello col contact. Cioè, quindi dipende da un sacco di fattori. Quello che volevo specificare è che si tratta di una sottigliezza, cioè di un migliorare. Ok, facciamo questa cosa che migliora di un minimo, ma non è obbligatorio, perché Intel c'ha un problema di temperature e quindi bisogna mettercelo per forza. Questo volevo dire. Poi certo, è normale che chi vuole ce lo può mettere, ci può richiedere di metterlo, insomma, e lo mettiamo senza problemi. Qui dove ci va lo sbatacchietto, mettiamo, perché questo qua in realtà, se noi facciamo così, lo sbatacchietto dovrebbe andare proprio qui. Non è vero, un ghezzo, questa andava tutta al contrario. Ah no, 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 c'avevo ragione io. Ma così. Ma non mi ci entra. Non mi ci entra, eccolo qua. Pronto. Oh, fammi un po' vedere. Sì e no. Diciamo che non. Vabbè, sì, dai, minimo, il fatto che sia morbido, un minimo consente il passaggio del cavo. Però potremmo fare un po' più grande a sto punto. Allora, questo lo andiamo a rifissare. Poi cosa abbiamo qua? Sto a lavorare troppo. Effettivamente mi sto a pentì. Beh, io t'avevo detto all'inizio. Ma fatto fa? Ma non lo so. Cioè, ma è pure l'ultimo dell'anno. Infatti, boh. Allora, secondo te mi ammalerò come tutti i capodanni?
Sì. Guarda, sono tan male quest'anno, saresti la pecora nera, perché in No, perché realtà comunque tu sai. stanno male tutti, stanno Guarda, male. io negli ultimi anni mi sono ammalato 2 volte ed entrambe le volte è stato Capodanno. Tolta Ma quella io lo so stupida. perché tu stai male a Capodanno. Perché non te copri? No, a parte quello, perché tu te rilassi. Può essere, abbassa un po' le difese Quando ti immunitarie. rilassi, il fisico dice fagli venire la febbre, a sostanza, devi riposare, allettamolo, Quindi dai. che dici? Che dovrei stare a tromba pure a Capodanno? Questo è il tuo Lavora, consiglio? lavora pure a Capodanno, fine alle 7 di sera, poi va a cena, torni e ti metti a dormire, come tutti Come i se giorni. fosse un Il giorno primo di normale. arsi vieni qua, dalla Sì. botta di straccio, vai. Mo ci Ma provo. ci prova, ci vedrai che andrà bene. Allora, questo qui. Questo qui lo andiamo a mettere di qua, che è l'audio frontale. Poi abbiamo il Type-C, il tipo C frontale. Abbiamo qua questo esce. Lo mettiamo qua. Perché? Ti vedo un po' in difficoltà. Perché sto ragionando a voce Ma c'è alta? lo spazio per effettuare questo assemblaggio? Cioè, rispetto allo showboy, come ti sembra? Ma rispetto allo Shobui è molto similare. Molto similare. Ti devo dire, cioè siamo là. Sono uguali, praticamente. Quasi uguali. Sì, è vero. Non identici, però. Poi qui abbiamo una presa ARGB, che questa qui la mandiamo sulla motherboard, in questa altezza, questo è il controller del case. E lo mettiamo qua, sulla motherboard. Poi mi devi dare Lo questa. so, Aler, immagino se ne ha dovuto andare a lavorare lo stesso. Chi è? Pure Ovviamente, Aler. della febbre, dai! Raga, è una strage. Una strage. Io meno male, sono contento di essermi preso il Covid prima delle feste, cioè mi è passato il 22. Ah, infatti, se lo siamo detto, l'unica cosa buona è che almeno stai tranquillo adesso. Sì, ma perché lo stai tutti male? Cioè io andavo a Napo, sentivo, c'è un po' di mal di gola, c'è un po' Diceva di che fai, vieni lo quello. stesso, sti cazzi, Ah, tanto. io Fatto. sono invincibile in questo modo. Mettiamo il backplate. Pure l'alimentatore non ha preparato. Oh, cioè, oggi proprio giusto perché è l'ultimo dell'anno. Non ho sbagliato un cazzo, è inutile che mi guardi. Non è, è perfetto, Dove guarda. sta il cavo paschera Manca il video? cavo Sta. paschera video, Allora, che non ho perfetto. preso. La perfezione non esiste. E te Ah, l'ho appena ma dimostrato. questa che c'ha. No, questa è la TI. Che scheda Sì. video è? Sì, la TI ce l'ha. La Slim Ma ce l'ha. c'ha. Sì, ce l'ha. Quello nuovo? Sì. Il cazzillo. Facciamo un sondaggio, l'ultimo dell'anno. Che sondaggio vuoi fare? Metal Master, pure io mi sono preso prima delle feste, mai scatarrato così tanto. No, io per niente, solo tanto mal di gola. Sono cintura dell'anticovid, mai preso. Io pure ho detto così, poi la prima volta è stato poco tempo fa. Allora, dobbiamo mettere l'alimentatore, ma qui Mister Perfezione si è scordato il cavo. Guarda che macello qua per terra. Guarda, ma c'è sta a lavorare. Non c'è sta a lavorare. Sei disordinato. Sei disordinato. Ieri sono andato a vedere i dischi, gli SSD, l'ha ammucchiati, porco Giuda, manco fosse lubrificante per grasso dalla catena, porco due. Tutti ammucchiati. Ma che cazzo? Ammettili Ma che sono se legge. 700.800 dischi, ma che devo fare? Scusa, Ammettili eh. che se vede l'etichetta, che se legge Mamma mia, che qualcosa, no? palle. Disordinato, disordinato, Pensa che disordinato. chiunque entra dentro sta baracca dice, quel tipo non sembra una buona E cosa. ci credo, ci sto io con il sistema. Calla. Ti Cala. hanno mai detto che la modestia è un grosso pregio? Sta buona, l'ultima volta che è scalata ha fatto tre vittime. Appunto. Allontanati. A me favore. Sono fatte due, te e mia moglie. Eppure te stesso. Allora. Adesso è pronto. Ah, scena già vista, vedi?
Andiamo a mettere sto coso. Coso. L'alimentatore è storto, raga. L'alimentatore queste storto. Non sono passanti, l'alimentatore. L'alimentatore è storto, no, questo non so passare. Un grosso cazzo super. Ah, è vero. Qui... No, devo dare nel controller con loro. Sì, con loro, e loro queste diciamo che risolvi. Ne servono due di questi cosi adesso. Ne servono due di questi cosi, perché tu qua ci attacchi le quattro cose, se sono sprecati. Prendilo dentro a al cassetto. Se c'è. Ci sta, ci sta. L'ho messo ieri. Un altro di questi identico. Sì, sì. La cosa carina di questo case è che ti danno le fascette al velcro già fissate fuori per farti, diciamo, fare il cable management anche per le prese USB dietro al PC, che sembra una cavolata, ma non lo è. Una cosa carina questa. Il fatto che l'alimentatore sia storto in realtà non ci cambia assolutamente niente, raga, perché anzi è pure un po' carino. Noi che ci cambia? Un po' strano, bellissimo. Sì, però da una parte dovrei pensare anche alla sua funzione. In questa maniera lui beneficia di che pesca più aria. È vero. Dal fatto che è rialzato. Tanto sta dietro, non lo vedete. Però poi dopo arriva gente e dice: a me basta sapere che lui è montato storto per disturbare. Vabbè, ho capito. E lì, l'altro ti viene a far lì guardare. Lì ti viene a far guardare uno bravo. Sì, esatto. Ok, andiamo a riprendere i nostri cavi per la CPU. Ecco. Ci sarà qua. Pure, no, forse per quelle 3, quelle 4, forse sta schermata ce l'ha, ma secondo me stiamo proprio al limite qua. Ma no, ma manco, non ne la fai. Quanti si sfanno già? 4 non ce l'ha. Di che si sfanno? Ce ne deve avere manco 4, ce ne dovrebbe avere, no, su 4 torto quella CPU. Allora ce n'ha 1, 2, no, mi sa che ce l'ha 3, 4. Ce l'ha, ce l'ha. Se ce n'ha 4, ce n'ha pure, ce n'ha 5, ce n'ha 6. Mazza. Te sono imparati, mica come gigabyte. Vabbè, però mi dissocio, cioè, ma che è mosso? Ok, l'altra volta ho scartato una scheda, ma la montiamo, c'è una si sfanna su una scheda che costa 2 piotte. Fatalità era MD. X570. Ma questo è stato un caso. Con MD e fanless non servono eventi. Vabbè, sì. Meno di Intel. C'è ragione. Che cazzo metti a fare se i cavi sleeve per la. Ma. Il problema non è sono che. Sono un po' passati, dica la verità. Sì. Però ti devo dire. Non lo so perché, perché non è. Cala, me dissocio. Chi è? Dai, dai, Ai. Capire, qui abbiamo il massimo esponente del, del piccione. Dopo Clevis, ecco qua. E Skylar è qua, che è che poi Skylar è Silcar, però vabbè, non ci piace Skylar. Ma tu non dovresti essere a giocare a World of Warcraft a quest'ora? Fa vedere il DisplayPort. Ma che c'hai con queste DisplayPort? Ciro, qual è il tuo problema? Se cazzo di DisplayPort? Se fida, è stato tradito dai DisplayPort in passato. Che c'hanno? Che vuoi vedere? Che c'ha sta scritto che non va bene? Vuole essere sicuro quante DisplayPort c'ha? Provi a produrre? Che vuoi imparare ad assemblare i PC? Boh! No, troppo basso. Sì, comunque era in... Capito? Lui adesso ti sta spiando. In questo momento sta facendo spionaggio. Ah, pensavo che guardava te. Infatti, perché c'è poco da imparare qua se guardi a Fabio qua. Oddio, basta. Allora. Io c'ho chi lo fa per me, pure io, guarda. Sì, anche perché sono facendo lui a quest'ora stavo con i pompieri. Se dico la verità, il mio non è un granché. Cioè, se proprio devo dire, purtroppo è un assemblatore mediocre. Non ho trovato meglio, però è anche vero che quello questo, che spendo difficilmente questo passava il convento. Quindi... Ho fatto tutto la sola, visto? Sì, sì, ha fatto bene. Fatto... Allora, Ciro. Ciruzzo. Ma cazzo devi vedere? Allora, guarda. C'ha tre DisplayPort e un HDMI. HDMI, va bene, siamo professionali. Poi abbiamo una DisplayPort. Poi abbiamo una DisplayPort. E poi abbiamo una DisplayPort. Adesso che tu l'hai visto questo, cosa è cambiato nella tua vita? Guarda, che altro vuoi sapere? Lo posso togliere? Sì. Dimmi. No. Posso togliere? Penso di sì. Ok, allora qui ci abbiamo.
musicista dei Display Board. Allora, qui abbiamo queste e qui abbiamo queste. Poi qui bisogna capire, questo c'è una presa proprietaria che non utilizzeremo. Qui abbiamo tutta questa ambaradan di roba e dobbiamo mettere. No, la cosa corretta è HDMI, ma non lo dice nessuno, dai raga. Però a livello professionale andrebbe. Professionale, senti che no, termine. Vabbè, ma non ci sono mai stati. Professionale di chi? Di che stiamo a parlare? Io non capisco come fa, ma sta ancora aperti. Quindi figurati. Allora, questo mi serve qua. Questo mi serve qua. Questo mi serve qua. E siamo noi tre, ok? Core a core. Boh, andiamo di qua. Vediamo un attimino il da farsi da quest'altro lato. Tu dici che questo evento le vanno attaccate singolarmente ai system, esatto, fan. Ah. Ok, allora faremo così. Nel corso di aggiornamento che ti ho fatto fare recentemente, dovresti sapere come collegare quell'evento. No, ma se lui sei, me ne sono accorto. Che è successo? Non esistono i corsi di aggiornamento per gli assemblatori dei PC. Va bene, Virgo, quando vuoi, basta uno l'anno. Quest'anno abbiamo fatto. Ma di che difa? Dice Virgo che ci sta a vendere due PC. Lui a noi. Oh, il problema è che ho già un cavo mini DisplayPort. Allora, in questo caso hai due opzioni: o prendi un adattatore o cambi il cavo. Io spero che le tue finanze riescano a reggere questi 12 euro di questo cavo. In alternativa, Luca, perché hai comprato una 7900 XTX? Chi ha comprata? Luca, 93 curva sud. Calentatore consigliato per una 7900 XTX, una 4090. Come consiglio? No, comunque basta un 8,50 se vuoi stare tranquillo anche per quando passerai a Nvidia, comprati un 1000 con la presa... No, troppo pure questo. Eh sì, dai. Allora, compra un 8,50 con la presa 8 pin anni 90. Anni 90 è farti capire la presa stile vecchia. Vabbè, troppo pure questo. Dai, però, un 8,50 va bene per alimentare il terreno X3. Gold, va bene? Tre volte te l'ho puoi detto. Puoi prendere anche un modello del primi anni 2000, tanto non cambia. No, però vedi, e la poso io. Dammi le viti, dammi le viti. L'alternativa è la scheda serie 3000? No, assolutamente no. Ma butta sto cavo mini DisplayPort. La serie 3000 non ha la mini DisplayPort. Ah, Luca, ma ricambia sto cavo? Cioè, te sei affezionato. Mia, qual è sto problema? Da. Ma poi scusa, sto mini DisplayPort, da un lato è mini DisplayPort, dall'altro a che cosa lo hai attaccato? Che è difficile utilizzare in cavo mini DisplayPort. Guarda, il mini DisplayPort stava sulle serie 2000, sulle 3000 forse su alcuni... Boh. E sui Mac. Sì, sui Mac si è usato per più tempo. I cavi della Cable Direct sono molto buoni. Avvidiamo il dissipatore in top. Qui l'unica problematica di questo PC sono praticamente le ventole. In questo caso, avendoci delle ventole con ognuna, ogni ventola ha due cavi, uno per le luci, uno per la rotazione, diventa un po' un'impresa cercare di rimanere ordinati e di collegare il tutto. Questo c'è un sacco di viti. Questo Mellani compresa fatta apposta per Nvidia come Apple marci con Thunderbird e poi tornano alla Type-C. Vabbè, ma quel tipo di alimentazione, sì, vabbè, ma quello lì per fortuna parte sempre in maniera standard dall'alimentatore, così qualora si dovesse tornare, manca una vite, qualora si dovesse tornare indietro, io lo dai tutte. No, ci provo a dico. Comunque non si può vivere così, eh. Cioè io mi chiedo la dolce metà come fa,
con sto cazzo di fiato sul collo continuo. Mi ama tanto. Mamma mia, mi ama oh. E poi la saccenza, come ho detto, no, manca una vite, manca una vite. Allora, tagliamo già torta. Brava la pellicola, già torta. Vieni qua con la mia sedia, mi rimetto seduto. Allora, ci abbiamo da mandare nella parte posteriore tutti questi cavi. Allora, nel frattempo ciò che ho niente, vado a cambiare un pandolino alla mia nipotina, mi raccomando, niente, Gerardo ormai l'hanno assunto come babysitter, grande Gerardone. Tornano gli 8 pin, visto tutti quelli che sono fulminati. No, secondo me non ci tornano. Ottimizzeranno meglio. Ma è il, diciamo che è come la Tesla. I primi modelli tornati a fuoco, poi dopo si ottimizzano, non vi preoccupate. Ok, questo. Oppala, questo. Vieni qua. Comunque posso dire adesso che lo sto montando per la prima volta questo NV5. E voi mi direte, ma come rispetto allo Shobui, come si monta? Raga, ti dico, si monta uguale. Forse lo Shobui, col fatto che mo ci ho preso un po' più di confidenza, lo trovo anche più comodo, le posso dire. Però tutto sommato, comunque, cioè, si monta bene, che gli vogliamo di? Non mi piace tanto l'idea, devo far passare sto cavo della scheda video. Da qua e lo prepariamo qua, andiamo a fingeronare ragazzi. Siete pronti? Nella cocca, esatto Savino, però te la devono spammare per forza. Allora, vai col fingerone, ragazzi. Potete andare di fingerone. Volevo aggiornare il BIOS alla scheda madre, ma in vostra vecchia live mi ricordo che avete detto che si poteva bloccare Windows. No, ma non è che si blocca Windows. Ci potresti avere comunque sia un blocco legato all'account e devi poi risbloccare. Ma ti chiede una mail e basta, non è che ti fa chissà che cosa. Vado col fingerone, bravi, bravi, sfogatevi. Sfogatevi. Eccolo qua. Stop. Andiamo a mettere il water block. Oh, lo mettiamo così. Bravi, oh, te ne stai tutti bravi, eh? Bravi, avete stoppato, diciamo, in tempo. Pure bravo Giuseppe, è stoppato in tempo. Avvidiamo. Sono curioso di vederlo acceso, più che altro per avere la percezione di questo effetto, di questa striscia LED o del finale, su com'è. Questo evento, certo, se fossero state con la pala illuminata sarebbero state meglio, perché illuminano purtroppo il ring, ma sta dalla parte opposta, perché dobbiamo per forza di cose metterle in immissione. Ram e distillatore, prezzi. Allora, il distillatore mi pare che sta intorno alle, aspetta, te lo dico subito, 114. Le RAM sono 32 giga, 6000 MHz, 145 CL36. A che serve quel pezzo di metallo che sporge tra scheda madre e ventole? Questo qui è un VGA holder, quindi serve per sostenere la scheda video, quindi bisogna vedere che poi serve a sostenere la scheda video. Io mi domando. Qua sotto, mi domando che senso ha.
La scheda sta qua, quindi sarà abbastanza inutile questo coso. Anche se può. Ah, però si può alzare. Vediamo di quanto si alza. No, c'ha delle regolazioni. Vedete quanto si alza. E capirei, raga. Si può alzare ancora di più togliendo una vite sotto. Lo possiamo far alzare ancora di più. Se rimuovo direttamente la vite sotto. Ah no, però è ok, slitta e si rimette sopra la vite, quindi sì, no, ha una regolazione abbastanza ampia. Quindi lo rimettiamo già qua, tanto andrà qua. Qui ci dovremmo essere. Mo vediamo, comunque l'abbiamo alzato. Io la 3080 non lo uso, dovresti da 12 slot, esatto. Dovresti, perché ho quella a pistoncino e si poggia qui, spinge verso l'alto, aiuta comunque a spingere la scheda e evitare che si imbarchi nel corso degli anni, eh. Allora, sistemiamo i cavi questi qua. Mandiamo dietro questo a RGB. Poi. Vediamo questa scheda video dove cade, dove va a finire. Vediamo un po'. Leggi sopra e riscrivi perché non l'ho letto. Erano detto napoletano e tradotto dice: un occhio frigo il pesce e con l'altro guardo il gatto. Ah, carino. Anche io la 380 duro metterlo e con l'evento le sbatteva sui fili, devo dire molto comodo e previene danni e rotture a lungo andare. Bella soluzione e sostegno della scheda video. Ho visto il video dove fanno vedere le 40 e si crepano e danneggiano. Sì. Le schede in realtà sono anni che sì, che sono più lunghe, e quindi il fatto stesso che sia lunga. Ma questa qui bisogna vedere se ci va bene. Perché allora, già vi dico che bisogna allentare il sotto. Se ci riesco. Niente. Allora, abbassiamola un attimo. E prendi il cacciavite piccolo, quello. Eccolo là, quello piccolo, corto. Ah, quello micco, questo. Esatto. Che non usiamo mai, prendi. No, perché mi serve per allentare questo. E questo viene fuori. Ok, in questo caso. Ah, si allunga! Facciamo così. Questo è dual slot perché è una 4070 Ti Slim. Occupa, se ce l'ha, usiamo il suo, certo. Occupa i due slot. Andiamo a mettere una vite. Ce va? Grazie per il follow. Lo vediamo. Questo qui sale e. Sai che in realtà. No. E non c'è, cioè, per farcelo arrivare. Come tutti i cazzo di bugie Holder Day Case non vanno bene per nessuna scheda video. Per farcelo arrivare devo togliere la vite sotto, come stavo facendo prima. Togliendo questa io posso salire quanto voglio. Il problema è, se salgo quanto voglio, intruppa su. No, non intruppa. In realtà questo va stretto fino a qua, così non tocca, perfetto. E lo tiro su quanto mi pare. Vediamo se è dritto. Lo prende a livello? No, non sono come te, non sono un cagacazzi, quindi basta che stia dritto più o meno. Non l'ha ribattuta, visto? Cioè, l'ha incassata così come andava. Certo. Sicuramente funziona meglio dell'originale, purtroppo, che lavora su tutta la lunghezza. Ecco qua. Alla fine non usa. Dove andava a finire questa vite? Mi è caduta. Ecco. Eccola qua. Sì, praticamente eliminando una delle due viti. Vedete? Questo ovviamente ha buco e un buco. Però per tirarla su a sufficienza, per far sì che questo cuscinetto qui vada a rialzare la scheda video in questo punto, e quindi la ventola
può girare tranquillamente, non ha, aspetta, la faccio vedere sotto sopra, non ha problemi di rotazione. Bisogna alzarlo sfruttando una vite sola, e quindi comunque sia si può sfruttare. Infatti poi abbiamo la sensazione che la nostra bella scheda è lineare, è dritta. Ok, se io ci metto sopra una vite che può rotolare, rimane dritta. Non è vero, questa è una cazzata, lo sto a fare apposta. Questa si ritrova spinta, cammina. Allora, abbiamo messo. Qui abbiamo il nostro cavo d'alimentazione che andiamo a mettere. Stai sbagliando, la Ella va sotto da dove c'è la ventola, la scritta del TX, non devi coprirla secondo me. Sorry, mi rimangio tutto quello che ho detto. Ah, niente, okay, zio, ha sparato la cazzata. Cioè, no, era partito con un consiglio, però ha visto e giustamente. Ok, ci può stare. Grazie comunque del consiglio. Poi giustamente andiamo a sistemare la parte qui un po' più complicata. Ah, la centrale idroelettrica. O te voglio. Allora. Sì. Ti serve quello. Mi dispiace, ne serviranno due. Sì, lo so. Però questi sono per la rotazione della CPU fan. E questo è 1, 2 e 1, 3. No, questo è un momento che voi dovete prendervi. Quando arrivate a questo punto dell'assemblaggio, è proprio il momento che balzate, vi fate un caffettino, studiate un attimo la situazione, poi vi mettete seduti, rimanete calmi e non guardate più l'orologio. Il tempo che ci vuole, ci vuole. Perché io devo guardare? Fammi capire. Te lo devi guardare perché noi abbiamo dei tempi tecnici. Non è che possiamo assemblare un computer al giorno, se no chiudevamo. Quindi. Se rimetto sempre io alla fine. Ho capito. Però loro a casa che cazzo ne frega, scusa. Questo ci dovrebbe mettere una scelta qua. Ok, qui questi qua sono i cavi, quelli CPU fan. E questi quindi li abbiamo risolti. Fermo un attimo qua, manda qua, bravo, e questi un attimo sta tenendo. Poi qui ci abbiamo il controller che ci deve illuminare. È facile, 4 su uno e 4 sull'altro, come li metti? Sì, in realtà faccio 5 su 1. Non puoi, è da 4. Però il water block è pass through. Quindi posso usarlo per questa cosa. Che la ventola posteriore va attaccata, l'attacco qua. Ma infatti Fritzer coprimagagna è stato inventato apposta. Sì, vabbè, in questo caso è obbligatorio. Che poi il coprimagagna in realtà sta di qua. E quindi non è ancora i magagne, perché magagne questo qui rimane. Non è risolvibile questa cosa. Cioè tu puoi essere ordinato quanto ti pare, ma i cavi. Poi so pure i cavi che sono scorbutici. Tendono ad avere le loro ondine, le loro. È perché per risparmiare spazio nel container loro li accartocciano tutti. Ciao Marco. Buon anno anche a te Sergio e a tutti quelli che si sono collegati. Buon anno ancora, se non è passato comunque sia, si sta avvicinando quel momento dell'anno, l'inesorabile momento dell'anno, quello che uno fa i conti con se stesso e si renderà conto che ha infranto tutte le promesse che si era fatto. Io non faccio promesse, mi metto a dieta, inizio la palestra, non spendo soldi per le stronzate, sarò più gentile con gli altri, starò più appresso ai parenti, sarò più buono con me stesso, sarò meno giudicante nei miei confronti, mi prenderò più tempo per il mio benessere psicofisico. Tutte le cose che poi alla fine dici, calla, un altro anno di merda è passato. Vabbè, però te le riproponi. Te le riproponi per l'anno nuovo. Vabbè, ma questa alla fine è fare i conti con se stesso. Guardare in faccia la vita e dire, niente. Quando siamo soliti stanno preparare il Capodanno a Roma, niente, a Roma devi andare in giro col giubbotto antiproiettile a Capodanno. Davvero. No. In alcuni quartieri sì.
Ma sì, ma perché hanno la tendenza a fare dei botti molto bomboni, diciamo. Sì, però negli anni si è persa tanto sta cosa. Ci vedo, sono aumentati i costi. Dici per quello, no, costano un botto i fuochi. Oggi sta all'Eurospin in cassa, me giro, leggo Fontana e Ibiza, 23 euro. E ti ha detto, ehi Ibiza, vatta a suonare là, 23 euro per suonare. 23 l'Eurospin. L'Eurospin. Che finalmente sarà fallato per metà il caro a presumibilità. Anami, ma perché ti sei sentito chiamato in causa? Ma non ho capito. E che devi fare? Allora, questo uno l'abbiamo messo di controllo, ora ok, riuscire a andare. Ah no, intendevo come menu. Ma guarda, il cenone di Capodanno non è molto sentito, cioè non è tipo Natale, no, è... Ognuno porta qualcosa, spizzichi, sì. Basta che sono contento girano per... ancora avanzi di Natale. Io sono contento per i ragazzini. Io l'ho detto quello. Non si fanno botti e che non si sprecano soldi per queste minchiate. Questo va alimentato. Sì, hanno amici, lavora all'Eurospin. No, lavora in un'altra grande catena. La catena del padrone. Questo. Ok, poi. Mo qui mi manca questo controllerino dove devo collegare queste cose. Che tocchi? È un po' cippettina questa retina, Ok, allora, il vassoio ve... No, non te dà questa impressione? Sì, un po' sì. Un po' sblusante. È un po' da... Vabbè, questo è un modello economy per loro, Sì, per loro. Per loro, vabbè, ma comunque costa 100, 117 euro questo case, no? Non costa tantissimo. Ma non c'ha neanche il fermo, questa va all'infinito dentro. Sì, questa riesce ad altro lato, no? C'ha dei fermi molto morbidi, ce la puoi sfilare davanti o da retra, dipende come stai comodo. Allora, qui, presa SATA, vieni qua. Ok, arrivai dentro. I due controller l'abbiamo messi. Questo lo mandiamo qua sotto, però mi serve una cosa, devo far uscire il questa pizza qua sotto, nascondi tutto. Devo prendere questo cavetto, lo devo andare a collegare alla scheda madre. Ma siamo messi a questa ventola, guarda che simmetria. Mamma mia, simmetria, sto millimetro detto ti tormenterà. Sono veramente rifinito, non c'è niente da fare. Tu prima o poi a forza di girarchese così darai una tramba al monitor in live per un paio di cristalli rigidi. Ah, che spettacolo. Dopo noi, dato che il budget non consente, dovremmo prendere Friccichello e mettere... No, Friccichello no, No, te lo dico prima, perché quando succederà, adesso qualcuno farà una clip e questa verrà ritirata fuori quando sarà il momento. E tu direi, che io non puoi dire che poi non t'ho avvisato. È il momento di cambiare monitor. No, è il momento di prendere il Friccichello e metterlo. No, Friccichello non può venire qua. 4K 30 Hz, ma che metti? Ma tu immagina adesso che bella compagnietta faceva, scusa. Guarda quanto ci stanno vicino, guarda. Voi non lo vedete, raga, ma la mano non ci passa. No, la mano ci passa, mamma mia. Allora, andiamo ad accendere e vediamo che succede se tutti i led si accendono appassionatamente. Ma questo porta cavi qua dietro? Serve per... No, dico, è utile secondo me. Secondo me sì. Cioè, se c'hai tanti cavi che scendono, tante cose USB che... dagli una sistemata, non male non gli fa. Certo, alla fine è solo un reggicavi, evitando che vanno fuori. Lo accendiamo. Strano, c'è tutte le ventole al primo colpo. Ah, pure la scheda video, vedi che c'ha questo login fatto... Vabbè, quella non è merito tuo, sta infilata dentro. No, ho fatto meglio rispetto alla precedente. Le ventole, le fusion, queste qui, come vedete, sono illuminate da questo lato, che però fanno un effetto gradevole in assenza totale di luce, come vedete, si intravede. Sì, vabbè, certo, devi immaginare il buio. No, vabbè, se spengo già queste luci già si intravede. Sono un po' più scure che gli manca il ring da questo lato. Però comunque sia, devo dire che la striscetta LED questa qui ci sta bene. A proposito del Friccichello, È arrivato il momento di accenderlo, Friccichello. Ma vogliamo far vedere come viene tutto montato? Che brutte le ventole storte. Come storte? Non so storte le ventole. È piuttosto brutta intenzione le ventole nere. Lo so, lì purtroppo siamo obbligati perché abbiamo necessità... Dobbiamo prediligere il flusso dell'aria. Abbiamo necessità di mettere le ventole in immissione di aria. Ah, è invertite, non invertite. Questo è vero. Ma il vetro davanti ce l'hai lì? Sta qua, sì.
Vedo frontale. Sì, il problema è, beh, qui ci vorrebbero delle ventole reverse, però le ventole reverse se le andiamo a prendere a parte, perché questo case esce senza quelle ventole, se tu prendi delle D30... Non so tantissimo, cioè non è manco facile trovarle, regà, Le cioè, D30 Fantex stanno... Devi prendere tipo su Case King o devi pagare 40 euro su Amazon? Le D30 stanno a una trentina d'euro l'una, eh? Ecco qua, questo così, si rimettono le viti, lateralmente, si è acceso, sì? Allora, questo è 0790 Game Plus. Ce l'abbiamo il BIOS. Ce l'abbiamo, pare che lo dimentichi prima. Ho scaricato ieri. Il fatto che tu lo abbia scaricato ieri non vuol dire che esso sia aggiornato. Ieri, oh. Perché oggi in MSI non lavorano, secondo te? Thermalright la migliore. No, non la migliore, è una buona marca. Preferisci il G500A? E quelli, certo, quelli sono gusti. Per quanto riguarda la... Aggiorniamo questo BIOS. Il fattore, l'abbiamo fatto più volte, spesso c'è tanta gente che divide, cioè questo vetro frontale divide tantissimo. Tanta gente, no, io lo detesto, voglio le ventole davanti. Siete pronti? 3, 2, 1. Ah, è già partito, via. Le presi tutte e due in fila. Le invertite Thermalright 7 euro. Però 7 euro mi danno l'idea che sono troppo economy. 7 euro è troppo poco, secondo me. Ma dirà che siano invertite. Però 7 euro. Le cose principali da fare: la prima accensione. Prima accensione è, se puoi, aggiornare il BIOS. Poi, quindi fino a qua accesiamo. Abilitare l'XMP dal BIOS una volta che si è aggiornato. Ovvero che gli stiamo dicendo alle RAM di andare alla loro frequenza. Quindi in questo caso 6000. Salvare ad uscire o creare una curva per le ventole, quindi per abbassare la rotazione. Dopodiché mettere la chiavetta con Windows e far partire l'installazione di Windows seguendo la via, insomma, seguendo quello che vi viene indicato. Il segno della croce spingi sono quelle normali. Sì, ma no, non ti dico il fatto del reverse, ti dico il fatto di una ventola che abbia un costo di soli 7 euro. Vorrei capire quantità di aria spostata per decibel emessi e visivamente vedere i LED, la qualità dei LED, perché sennò non avrebbe senso di esistere. Cioè, 7 euro ci costano le ventole normali. Non avrebbe senso di esistere una ventola da 30 euro. No, spettacolari, sono d'accordo. Però spettacolari ai tuoi occhi, vorrei capire se sono spettacolari anche ai miei occhi. Ma questa è una cosa mia, perché sono scettico. C'era pure la pubblicità che diceva lo scetticismo è il profumo della vita. Secondo me in questi casi sono ideali per il nuovo standard delle connessioni posteriori, così da non fare vedere i cavi. Questi case, allora, in realtà questo case rispetto allo Shobui, no, aspetta, io intendevo i led si devono vedere, i led, i puntini dei led, ok? Se io ti faccio vedere sto led, tu vedi i puntini singoli. È la stessa differenza per la quale compriamo le strisce LED dal cinese e si vedono i puntini dei LED. Le compriamo da Philips pagando le 100 euro e non si vedono le strisce dei LED. Alla fine la ricerca qual è? Di avere l'illuminazione, di averla bene, bella, ma di avere l'effetto di cambio colore più fluido possibile e i LED, i puntini dei LED meno visibili possibile. Questo è l'effetto che cerchiamo. Guardate, vabbè, voi non lo vedete, queste RAM che in cam comunque sia perdono, perché la cam tende a far risaltare i puntini dei LED, perché dalla cam si vedono, dal vivo no. Vedi, si vedono i puntini dei LED qua sotto, ma è la cam. Però guardate l'effetto come è smuttevole, ok? Smuttevole, cioè questo va. Questo effetto qua. In cam si vedono i LED, dal vivo no, ok? Non si vedono i LED. Se io prendo una ventola, che ne so, una Mars Gaming, i LED si vedono. Con quale scalare consigliate un 13 6KF con 4070? Dipende che RAM c'hai, Galini, DDR4 5. Questa scalare consigliate per un... sì. Ah, ok, è scritto pure su YouTube. Quindi dimmi che RAM c'hai. DDR4 5. In ogni caso una Z790. Una 0790 DDR4.
Comunque, secondo me, questo case potrebbe dare il suo massimo potenziale se ci andiamo a montare delle ventole, le, tipo le D30 della, della Fantex proprio. Perché si possono prendere reverse, sono più belle veramente di tante altre ventole, costano 30 euro l'una, quindi se uno vuole fare un kit completo stiamo parlando di 90, 180, 210 euro di ventole, perché se montano proprio sul dissipatore. No, no, c'è scritto, no, c'è scritto. Con PC da 800 euro si riesce a giocare in Full HD 194 Hz. Oddio, 800 con tutta roba nuova ad oggi fai fatica. Abbiamo tolto dal mercato perché stanno in causa con la Yali. No, ma poi quella cosa si è stata risolta, quella causa con la Yali, cioè quella cosa che la Yali l'aveva accusata di plagio, di il brevetto. Quindi alla fine le ventole in teoria dovrebbero essere in commercio, cioè almeno su Amazon, se uno le cerca, si trovano. Leva l'RGB da quelle ventole. In che senso? Oh, guarda ragazzi, le ventole sono talmente tante, tanti modelli, partire da ventole da 5 euro a ventole da 60-50 euro l'una. Disco da 1 tera per il sistema operativo, no, 1500 no, però su un migliaio, perché in realtà 800 magari prendi, ci rimette dentro una 16, una 30-50 come scheda video. Se arrivi a migliaio di euro con un i5, 16 giga di RAM, un SSD da 1 tera e magari una 4060, stai meglio. Certo, vabbè. No, ma a me questa parte qui rimane un po' più scura. Però vabbè, la ventola è in missione. Il problema delle ventole è che vengono a costare l'ira di Dio se uno fa una ricerca delle ventole. E in questi casi, purtroppo, di cose, alcuni brand si perdono un bicchiere d'acqua. Almeno con questa tipologia di ventole, prendi Antec. In questo caso, noi abbiamo queste ventole insieme a quelle dell'Arctic. Finite quelle dell'Arctic, abbiamo anche queste in vendita, naturalmente. E se devi fare una config del genere, ti trovi con una ventola che affaccia con il LED solo da un lato. E che fai? Non gliene monti? O gli dice al cliente: ci vediamo il 10 di gennaio perché ti devo rimediare le ventole. Questo è il problema, no? Chissà quanta polvere fanno entrare. Vabbè, questo è il discorso. Cioè, le ventole sono ventole, devono soffiare l'aria dentro. Ma questo dai tempi dei tempi, da quando sono stati inventati i PC, che la polvere entra e bisogna pulirle. Le migliori ventole in commercio sono le Noctua. Io su questo sono d'accordo con te. Però naturalmente poi dopo, se vogliamo cominciare a strizzare un occhio anche all'estetica, se Noctua rimane purista senza LED e vogliamo invece avere qualcosa con i LED, bisogna andare su ventole che sono magari belle, silenziose, comunque sia che hanno dei LED di qualità. Ad oggi, secondo me, parer mio, le ventole migliori in commercio sono le Lion Lee e le, proprio le D30 della Fantex, che hanno un sistema di connessione, di la percezione che ti dà la ventola, con un cavo le puoi collegare tutte insieme, presa proprietaria che però può essere, ti danno l'adattatore per farla diventare standard, cioè non hanno una limitazione particolare, non devono andare tramite software, non devo... è una bella ventola, bella con l'effetto, c'ha dual side comunque per i LED. Scusa Ste, potevi fare al contrario, mettevi il dissi di lato, le ventole su, forse poteva andare, è uguale, se tu metti il dissi di lato le ventole avrebbero soffiato verso fuori, quindi vuol dire che quelle sopra dovevano soffiare verso il basso e quindi sarebbero state girate e non avresti visto da sopra i LED. Le ventole va sempre il tempo a cambiare successivamente, credo anche un neofita riesca ad aprire il case e svitare due piti. Vabbè, ovviamente. Ovviamente il problema è che i LED delle ventole non durano nel tempo, ti prendi le Noctua e le tieni 10 anni. Sono dell'idea che è meglio prendere delle strisce a LED ma ventole senza lucine. Ognuno ha la propria idea, altrimenti non ci sarebbe tutta questa varietà di mercato. Io ti dico, difficilmente se io compro una ventola durerà 10 anni nel mio computer, molto difficile. Che io dopo 10 anni ho cambiato il case più di una volta probabilmente, quindi le ventole no, non le compro senza, o io ti dico che in passato io ho preso
l'H100 quando stavo a casa vecchia, distributore a liquido della Corsair, e ci ho messo sopra due Chromax come Venture Noctua a pala nera. Sì, è Windows 11. Poi l'ho smontato, l'ho smontato e sono passato al distributore 360, la IAL. Prima ho preso il coso, il... come si chiamava? Quel dissipatore a liquido Alpha Cool. Sì, Alpha Cool, ragazzi, spettacolare, bellissimo. Pala nera come ventole, però erano silenziose, quindi non ci ho rimesso le Chromax, e perché ne avevo due, invece quello ne aveva tre. E poi quando ho preso il Lion Lee ho messo le ventole a LED della Lion Lee, che vanno comunque bene. No, perché se tu di lato le metti in espulsione devi girare tutto il l'airflow. Sì, ma infatti Nefesis ti dice non è necessario prenderle subito, magari non si ha disponibilità economica o fretta, ma magari adesso ha montato queste perché si sta facendo fare una configurazione completa. Poi naturalmente, come ogni cosa, è bella perfezionarla e migliorarla nel corso del tempo. Magari tra un po' dirà ok, sono passati 6 mesi, adesso spenderò 100 euro per le ventole che piacciono a me, 200 euro per le ventole che piacciono a me. Bravo, il famoso distributore modulare. Io lo trovo benissimo con quello. Ventro originale Corsair fanno cagare. Io per quello ho cambiato. Se tu vai a vedere le specifiche di quelle ventole, per spostare 26 a memoria, 26 CFM d'aria, emettevano, o no, 52, 53 CFM d'aria, facevano 26 decibel a 2500 giri. La Noctua, questo non lo faccio, io. La Noctua, per fare la stessa quantità di aria spostata, tipo 56 CFM, gli bastava emettere circa 19 dB a 1500 giri. Cioè, ovviamente le ventole da Corsair facevano tanto rumore e per spostare quella quantità d'aria che Noctua riusciva a fare girando due terzi più lenta, un terzo più lenta, scusa. Selezionato, no, le ventole facevano cagare, con tutto che erano a pala nera, non erano a LED. 66 CFM a 1500 per le Thermalright, tanto per dire 7, ma quanti decibel? Ok, allora sei... visto che mostra, perché è una cosa interessante, ci stanno denti, no, 25, quindi fanno 25 dB a 1500 giri per spostare quella quantità d'aria. Ok, facciamo un esempio. Visto che stai con, no, ma io mi fido, visto che stai con Google Chrome, io adesso non ho la possibilità, mi vedi quanto può, che ne so, un Arctic è ARGB, mentre che costa 13 euro qui da noi, che adesso ho finito, da 12, no, non è il 10, è l'11. Entro le 8, no, da 12, però, perché da 14 girano, naturalmente girano più lentamente per spostare, è più larga la pala, quindi se dobbiamo confrontarle con queste della Thermalright, che Thermalright è un ottimo marchio per quanto riguarda i dissipatori, lamelle, qualità della lamiera che usa per fare i dissipatori, le P12 ARGB, qualcosa del genere, ma non mi ricordo il nome preciso. Doctor Alley, Fantex e Be Quiet sono tutti ottimi produttori di vento, anche le Arctic hanno un buon rapporto qualità prezzo. Mentre d'accordo, potessi fare vedere la mia ultima reazione, uno spettacolo. Infatti meglio senza lucine, so, tante strisce di giro nominare il case. Ciao Lino! No, non c'è. Ma allora guarda, quelle che vendiamo noi, aspetta, mo te lo dico quali sono. Quelle che vendiamo noi sono quelle a pala larga ARGB, ventole, e sono le P12 PVM. P12 PVM. No, è lo so.
Così possiamo P12. Sì, no, però in realtà lo so che le F12 hanno la pala più sottile e si mettono nel case, ma noi normalmente, anche per quanto riguarda il case, possiamo montare tranquillamente le P. Hanno pressione diversa, ma non cambia nulla. Mi pare 5 e 6 pale. Ma sono come queste, sono come queste. Queste hanno, no, queste ci hanno di più di pale. 5 e 6 sono troppo buone. P12 1800 giri fa 56 CFM. Le F12 spostano più aria. Ok. E quanti decibel fanno? Così le confrontiamo con le Thermalright. Ah, intanto siamo arrivati su Windows, però devo installare i driver della scheda di rete, perché sennò altrimenti non ci vede, perché si prende un driver Windows 11 a questa scheda di rete qua Intel, ma non funziona. Quindi bisogna aggiornarlo, noi ce l'abbiamo scaricato su chiavetta, gli facciamo caricare la nostra chiavetta driver. Allora, per uso domestico non c'è bisogno di utilizzare la linea professionale di Noctua. No, vabbè, le industrial, no, le industrial, per dire, per me sono troppo caciarose. Che non usano i decibel per il rumore. Perché non usano i decibel per il rumore? E che usano? E come ci lo dici con il rumore? Quanto rumore fa? Fa zzz, cioè fa con la bocca zzz, e fa così. Tipo una traccia audio che tu ascolti. Oh, abbiamo aggiornato i driver della scheda di rete. Adesso, ciao Claire. No, le devono divulgare. 0,3 sone, ma che è? Allora, Chrome. Scarica Chrome. Apple smise di darci le spec dei telefoni quando ero in negozio, perché sfigurava poi. Perché sulla spec Apple può sfigurare. Quando gli altri dicevano c'erano 12 GB di RAM, Apple diceva ce n'era 4, sfiguravano così. Poi dopo il telefono, però a tutti gli effetti andava meglio. 10,64 dB ci dice Bibbo. Quindi hai trovato una dicitura che ci dice quanti decibel fanno per quell'aria spostata. Se confermano i 10 dB c'è una bella differenza tra le due cose, no? Vediamo se qualcuno di voi me lo riesce a dire. 11 dice Google. Ok, quindi per fare un confronto, 11 dB a 1800 giri per spostare 56 CFM. Quelle lì della Thermalright, ottimo il prezzo, a 1500 giri però emettono 25 dB per spostarne 66. Fermo restando che non gireranno mai al massimo dei loro giri, perché le andiamo a creare una curva che gli fa meno rumore, gli fa emettere meno rumore, possiamo dire tranquillamente che una ventola un po' più avanti. Una ventola della Arctic può stare intorno ai 7-8 dB. Una ventola della Thermalright potrà stare intorno ai 12-13-14 dB. Che poi 5 dB saranno tanti, però se moltiplichi che magari hai 4-5 ventole, parliamo di parecchio. Da lì bisogna accettare e darsi comunque sia, diciamo, la cosa di dire: a me va bene per il mio orecchio, va bene. Raga, portiamola sempre su una cosa soggettiva, ok? Non esiste la verità assoluta. Io sto facendo un calcolo, gente che manco la sente la differenza, esatto. Un calcolo così a spanne, e vi dico: per, tu puoi dire, per me va bene questa ventola, perché per i 7 euro che pago, per l'aria che sposta, per l'effetto esterico che mi dà, per la resa esterica che mi dà e per come l'ho regolata, per i decibel che emette, mi va benissimo. Ok, poi è innegabile che se monti 4 Arctic stai risparmiando almeno 20 dB di rumorosità. Poi magari in camera c'hai la radio sempre accesa, o magari c'hai abiti praticamente sulla casilina che ci passa un tram ogni 2 minuti, per te quei 20 dB sono nulla cosmico. Magari c'hai un frigorifero che si sente dal salone che fa una cacera della Madonna, e quindi eccola là che hai risolto il problema. Però era per 11 sono sbagliati. Tu dici che 11 sono sbagliati. Le mie Arctic da 140 a 1800 non fanno 10 dB. Ma a 1800, boh.
Ma sì, ma io e tutto il discorso che stavo facendo, perché Tiax ci ha detto che le Thermalright sono ottime, pagate 7 euro, mentre le verse, ottime tutto quanto. Io sono d'accordo, ma io ci credo a questa cosa. Era per dire, deve esistere una giustificazione al fatto che esistano ventole, dove sta? Esistano ventole che costano 30 euro l'una, se no non avrebbe senso il fatto che esistano queste piccole ventole. Ma me lo devi dire, ah, me lo apri, grazie. Noctua 1500 giri, 24,4 dB. Per quanti CFM d'aria spostati? Poi dipende dalla ventola, perché se prendi, per dire, le Noctua 1500 giri, se prendi la versione Redux, che arriva massimo a 1500 giri, mi sembra, non arriva a 22 dB. Quelle con la pala grigia. Dipende dal tipo di ventola. Arte povera, mi dico Walter. Avete mai fatto capodanno insieme? Io e Fabio, sì. Più di uno. Io le ventole Corsair nel mio case Corsair e le devo tenere a 700 giri, se no le sento. L'Arctic sul dissipatore d'aria le posso tenere pure a 2000 e non la sento. Ma non voglio dire con questo che sia meglio l'una dell'altra, eh. Cioè, c'è un discorso qualitativo che poi diventa soggettivo. Le Redux, vedi, a 1300 giri fanno 12 dB, quindi probabilmente quello che dici te. Però le Redux di pure di quant'aria spostano, esatto. Perché non ne spostano tanta. Però le Redux a 1300 giri fa 12 dB, mi fa capire che quello di Arctic effettivamente non può essere veritiero come tipo di cosa. Senti, io direi solo le 4 e un quarto possiamo anche. Io leggo le 11 e 12 qua. 23 e 12, allora è tardissimo. Quattro notte ho fatto. No, ma infatti no, è sbagliato. Però questa cosa, Diaz, cerca, poi magari o lo scrivi su Discord o ce lo dici i primi di gennaio, perché comunque l'approfondiamo anche nella prossima live. Allora, l'anno prossimo. Lo vedete tutti insieme, raga, il calendario è questo, perché ce l'ho aperto qua. Allora noi andremo adesso, vabbè, domani lavoriamo mezza giornata, il 31 è domenica ed è fine dell'anno. Non si perde manco la live, andiamo live il 2. Noi il 2 torniamo live martedì qui da laboratorio, quindi possiamo comunque sia parlarne insieme e quindi possiamo comunque dialogarne insieme di questa cosa. Il discorso di fine anno quest'anno è stato bypassato perché non l'ho preparato. Facciamo il discorso di inizio anno. Incastrato la merda. Stasera, per chi vuole, c'è l'ultima live dell'anno su Easy Garage. Facciamo una cosa carina, facciamo degli indovinelli. E poi, intanto, grazie Edri per i 24 grazie mesi, per lo... 2 anni. Proprio preciso. Allo scoccare. Allora, ragazzi, facciamo un enorme proprio augurio di fine anno e di inizio anno. Fatevi delle belle promesse, cercate di mantenerle, mi raccomando, quindi siate comunque onesti con voi stessi, ok? Discorso di fine anno, un minuto a testa, io lo sto facendo. Siate onesti con voi stessi, fatevi delle promesse raggiungibili e cercate di impegnarvi per raggiungerle, che sia legate al discorso prestazione fisica, quindi vado in palestra oppure mi dedico più a questa smetto cosa. Smetto di fumare, smetto di drogare. Io ho smesso di fumare, ragazzi, sono 10 mesi, da aprile che ho smesso di fumare. Grazie anche a Riccardo, mi scordavo quasi. Datevi questo obiettivo, non lo so, qualsiasi cosa. Comunque datevi dei piccoli step da raggiungere, adesso voglio iniziare ad andare a camminare una volta a settimana, voglio iniziare ad andare in bicicletta, voglio appassionati di quest'arte, di questo hobby, voglio iniziare a fare meditazione, insomma fate qualcosa che vi faccia stare bene, datevi un obiettivo e cercare di raggiungerlo. Oppure adesso voglio cambiare scheda video, il prossimo anno puntiamo a cambiare la scheda. Dai, detto questo, divertitelo, passatelo bene questo fine anno, questo che poi alla fine è un weekend, perché capita poco di domenica, quindi passatelo bene e ci troviamo il 2. Io non farò live, a meno che non sarà live, credo, il 31 o il primo a sera, perché il primo a sera in realtà è lunedì, quindi dovrei streamare, ma non lo so, al massimo recupero martedì sera, vediamo come ci arriviamo. Ci aggiorniamo sui social. Lo so che il mio discorso è stato toccante, Ale. Ecco, la simulazione competitiva sotto... Allora, Ste, sei passato un simulatore competitivo serio sotto queste peste, Alias Racing? Ancora no. Ci inizierò, mi darò l'obiettivo il prossimo anno. Quello è la mia promessa che faccio a me stesso è passare sui Racing dal prossimo anno. Clippate. Grazie a tutti, ragazzuoli, veramente, per quest'anno meraviglioso passato insieme, fatto di gioie e dolori, di successi e di fallimenti, ma siamo sempre qui. Arriva, datelo, fa. La cosa bella è che il telefono squilla, quindi questo è un buon segno. Buone feste a tutti, ragazzi.
Un abbraccio grandissimo e ci vediamo prossimamente qui in laboratorio il 2, e se ci vediamo prima sui canali personali, link li trovate comunque qui sotto, sotto a YouTube, fate punto e scandi canali personali, insomma ci trovate anche di là. Ciao a tutti, buon anno, ciao a tutti, ciao 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 ciao. Collide.